Oggi andiamo a fare un'altra delle nostre cene etniche con Mikatuha. Andiamo a fare quella del mese scorso ormai, marzo, che non sono riuscita a fare come cena entro marzo, ovvero la cena finlandese. Vi faccio rivedere brevemente che nella box ci sono le ricette e il dépliant di spiegazione. E abbiamo dentro una serie di alimenti che questa volta secondo me mi hanno un pochino messo in difficoltà perché sono pochi alimenti per fare le ricette vere e proprie. Alla fine ho deciso che faremo un aperitivo, il piatto salato consigliato dalla ricetta, il piatto dolce consigliato dalla ricetta e un altro dolce extra perché uno degli ingredienti prevede un dolce. Non riuscirò questa volta a utilizzare tutti gli ingredienti perché uno di questi rimarrà fuori dalla cena. L'unico ingrediente che serve per una ricetta è il cardamomo, che serve per il dolce. Poi nella box c'era delle patatine, della senape e dei cracker di segale che io all'inizio avevo pensato per farle come secondo. Quindi mangiare cracker al posto del pane, patatine come contorno e poi avevo pensato di fare un filetto tipo al pepe verde con la salsa di senape. Però poi ho cambiato idea per due motivi. Uno, il piatto salato prevede salmone, quindi salmone e filetto ce li vedo male. E due, voleva dire cucinare un ulteriore piatto un pochino più complesso. Quindi ho pensato invece di utilizzare questi tre ingredienti per fare un antipasto, un aperitivo, e quindi usare sia le patatine come aperitivo e poi fare con i cracker di segale delle specie di crostini, diciamo, con sopra spalmate delle salse a base di senape. Ci sono un paio di salse, ho visto che sono delle specie di maionesi. Poi dentro la box c'è anche questa bustina qua che serve per fare un dolce, è un mix di spezie per fare un dolce che tenteremo di fare stasera. Questo che serve per fare il porridge, quindi un'opzione era fare un terzo dolce come porridge, ma lo trovo pesante a fine cena, in un altro momento della cena non ce lo vedo, quindi questo sarà il prodotto che noi non proveremo in questa cena. E poi abbiamo le caramelline di Liquirizia. Queste sono molto curiose perché la descrizione diceva che erano molto diverse da quelle che siamo abituati a avere in Italia e direi di andarle a provare insieme. Sono caramelline a rombetti così. È vero, sono diverse. Hanno il retrogusto classico di Liquirizia come la conosciamo noi, ma sembrano salate quasi. Hanno questo mix fra il sapore di Liquirizia e un po' di salato. Stranissime. Buone, particolari, bisogna un attimino abituarsi. Andiamo a vedere quali sono le tre ricette. Con Gingerbread Mix Spice Santa Maria, ovvero questo, si andrà a preparare i pipar kakut. Scusate la pronuncia. Cioè i biscotti di pan di zenzero, mentre invece le ricette dolci e salate sono come ricette salato il loikeitto, zuppa cremosa con salmone. Si prepara in meno di 30 minuti, quindi probabilmente questa sarà l'ultima cosa che facciamo. E poi invece come dolce, c'è una cosa che non ho la più pallida idea di come si pronunci, si chiama voisilmapulla, ma non credo si pronunci così. Panini dolci al burro e cardamomo. Non sono rapidi da fare, ma semplici e l'effetto wow è assicurato. Mangiateli caldi appena sfornati. Con tè e caffè vi sentirete in Finlandia. Proviamo! Sarà dura oggi. Ho letto più attentamente la ricetta, che io ovviamente non posso leggere in anticipo, e ho scoperto che questa ricetta non la potremo fare per la cena di stasera. Perché c'è scritto: riponi in frigorifero a riposare una notte intera, 10 ore. Quindi questa cosa qui la facciamo adesso, e però poi lo stendiamo e cuociamo domani. Gli ingredienti sono burro, miele, farina,
Zucchero di canna, sale, bicarbonato, uova e il ginger bread. No, il ginger, insomma, il mix di spezie. Partiamo facendo cuocere, insomma, a struggere il burro, magari a fuoco un pochino più basso. Ok, presi 70 grammi di miele, ora ci vado a mettere 100 grammi di zucchero di canna. E poi lo unisco al burro. Ci vanno aggiunti anche 2 cucchiai di gingerbread mix. Ok, ho aggiunto uova, farina, bicarbonato e un pizzico di sale. E adesso amalgamo tutto. Questo è il risultato, spero sia corretto, non ne ho idea. Ha un buonissimo odore di pan di zenzero. Questo è promettente. Passiamo ai panini dolci. Dice di partire dal ripieno. Serve burro, zucchero, farina, che c'ho quella per pasta, speriamo bene, uova e cardamomo. Bisogna praticamente lavorare l'impasto con le mani di tutti questi ingredienti e quando è amalgamato, dargli una forma a serpente e metterlo in frigorifero. Proviamo. Allora, ho messo burro, farina, zucchero e cardamomo nelle dosi indicate. Questo è il risultato, non so se quello ci dovevamo aspettare, ma burro steso. Invece per l'impasto serve di nuovo il cardamomo, però in realtà servirebbe in polvere, noi questo sembra più in grani. Zucchero, latte, uova, sale, burro, lievito di birra e di nuovo farina. Adesso ho preso il latte scremato tiepido, ci vado a mettere dentro un panetto di lievito di birra e lo sciolgo. Adesso che più o meno il lievito è sciolto, aggiungo zucchero, cardamomo, sale, uovo e amalgamo tutto. A questo punto devo aggiungere la farina mano a mano mentre amalgamo. Sono un bel po' di grammi di farina, vediamo se ci riusciamo. Questo è il risultato della farina dentro, insomma, il resto degli ingredienti impastati. Adesso ci andiamo a mettere il burro fuso. Il risultato è questo, che non ho idea se è quello che dovevamo ottenere oppure no. Copri la ciotola con un panno da cucina e lasciala lievitare al caldo per 45 minuti, fino a quando la pasta sarà raddoppiata di dimensioni. Alla fine ho azzeccato a fare prima questo e dopo la maionese. La base di pan di zenzero è fatta, ma appunto finirà domani perché non riposerà abbastanza in frigo per oggi. Il ripieno dei paninetti è fatto, così come l'impasto che è lì a lievitare. Adesso quello che farei è preparare le maionesi. Per la maionese vegana vado a mettere 50 grammi di, insomma, millilitri di olio di semi, ecco, già ho sbagliato le dosi. Latte di soia 25 millilitri, poi un pizzico di sale e un cucchiaio di aceto. Messi tutti gli ingredienti, ora provo a frullare. Lui lo fa con un frullatore a immersione, ma io non ce l'ho, quindi speriamo bene. La maionese vegana è pronta, però ovviamente noi ci vogliamo aggiungere la senape. Quindi alla fine ho usato le dosi di giallo zafferano, perché i mezzi ingredienti li avevo dimezzati e mezzi no. Quindi se la fate, usate le loro proporzioni. Ci aggiungo 50 grammi di senape, mischio e pronta. Questa è pronta. L'ho anche assaggiata e sembra veramente buona. Per la salsa bolzanina siamo partiti bollendo le uova sode. Ecco qua le nostre uova. Ora vado a dividere il rosso dal bianco e a tritarle, insomma. Ho tritato tutto, non so se è sufficientemente fine, ma andremo a vedere. Adesso aggiungiamo senape, aceto, sale, pepe. E poi amalgamiamo con una frusta e incorporiamo l'olio. Ci ho aggiunto anche l'erba cipollina, però secondo me ho tritato troppo poco il bianco dell'uovo, per cui io ci lo passerei un po' nel frullatore. Il risultato finale è questo. Il sapore non è male, però è meglio l'altra, secondo me. Questa è
La pasta dei paninetti direi è decisamente lievitata. Purtroppo il mio telefono in questo momento è completamente scarico, quindi lo attacco un momentino. Però penso che continuerò con questo. Devo dividerlo in pezzetti che siano poi gli effettivi paninetti. Ho preparato i paninetti, come li chiama lui, eccoli qua. Sono delle palline tonde, me ne dovevano venire 15, ne sono venute 12. E forse l'ho fatti troppo grossi e adesso devono rilievitare per circa mezz'ora. Andrei a preparare tutti gli ingredienti del piatto salato. Per piatto salato serve salmone, panna, burro, che abbiamo capito è l'ingrediente preferito dai finlandesi, aneto, carota, patata, porro, pepe e sale. Io inizierei tagliando le verdure, tritando quello che deve essere tritato e preparando il brodo di pesce con la pelle che va tolta al salmone. Mi riuscirà? Ho messo la pelle del povero salmone dentro l'acqua per farci il brodo con un po' di sale e no, non mi riesce a spellare un pesce. Ho fatto un disastro. Questo è l'omicidio del pesce. Se mi vedessero a MasterChef mi avrebbero eliminato. E forse il coltello non era nemmeno tanto adatto. Finalmente, dopo 8 milioni di ore, ho tagliato le carote a rondelle, le patate, dice di tagliarle a quadretti di medie dimensioni, l'aneto è tritato, non so se la quantità giusta, ma porro e ho tagliato anche il nostro salmone. Ho deciso di mettere in pausa nuovamente il piatto salato perché sostanzialmente quello che dobbiamo fare ora è cuocere le verdure nella pentola e via via aggiungere gli ingredienti nel momento in cui è finito sono pronte. Quindi ho deciso di tirar fuori questi e mettere il riempimento. Effettivamente sono rilievitate più di quanto non pensassi, sono veramente più grosse di quello che mi aspettavo. Adesso ho tagliato il riempimento, il ripieno che avevo preparato ore fa. Qui ho preparato un uovo sbattuto, quello che devo fare è prendere un paninetto, infilare dentro il ripieno, spennellarlo con l'uovo e è pronto, cioè poi va cotto ovviamente. Ho messo dentro ognuno di questi il ripieno, l'ho richiuso, l'ho spennellato l'uovo, adesso non resta che cuocerli, ma direi di farlo dopo perché dice la cottura esattamente 10 minuti, per cui da qui a quando, cioè, secondo me più caldi si mangiano, più buoni sono. Torniamo alla nostra ricetta salata. È una zuppa di pesce. Sostanzialmente adesso dobbiamo prendere una padella e iniziare a mettere gli ingredienti. Col burro iniziamo a mettere il porro e a soffriggerlo. Poi aggiungiamo carote e patate e poi aggiungiamo direttamente il brodo di pesce. E si parte, così è troppo caldo. Abbassiamo un pochino e aggiungiamo il porro. Allora, le patate e i vari ortaggi sono cotti. Adesso dobbiamo aggiungere i bocconcini di salmone e la panna, cuocere per altri 5 minuti coprendo. Diamo il via ufficiale alla nostra cena finlandese. È stata dura, ma partiamo. La prima cosa da fare è l'antipasto. Assaggiamo. Le tettine strane. Cioè, aromatizzate qualcosa? Sono un po' strane. Non so se mi garbano. Dragoncella. Non sono cattive, però non mi fanno impazzire. Proviamo questi. Ci ho messo il primo tipo di maionese, quella vegana. Ovviamente, come avete visto, questa non è una scena vegana, per cui ho fatto la maionese vegana con la senape solo per fare una cosa un pochettino diversa. Buono. Che salsità è questa? Quella è la salsa, non mi ricordo più come si chiama. L'uovo? Sa di uovo. Erba cipollina. Però in realtà la cosa finlandese sono i cracker. Anche se sono buoni, sono belli croccanti. E anche a me i cracker piacciono, sono particolari, finissimi e molto croccanti. Proviamo l'altra salsetta. C'è la senape.
Gelsenaco in tutte e due. I paninetti dovrebbero essere pronti. Assaggio il secondo cracker, poi io mi fermerei. Ci sta bene. Aperitivo approvato. Le patatine le avrei preferite forse non aromatizzate. Invece questi cracker mi sono piaciuti molto. Le salsette fatte da me non sono male, sono buone. Quale ti è piaciuta di più? Quella all'uovo. A me Sì. forse più la maionese vegana. Partiamo con il piatto salato, quindi questa zuppa. Un po' La sfiziosa. Non è male. Secondo me forse un po' indietro di sale. indietro di sale, possiamo provare ad aggiungercelo. Allora, questo è un gusto particolare. È una zuppa che da noi così non si farebbe, secondo me. No. È questa zuppa in cui probabilmente ho messo troppa acqua e troppa poca panna, perché secondo me doveva venire un po' più cremosa. E poi ci sono questi pezzi di verdura e di salmone cotti dentro. Non è cattiva. È un po' insipida, forse perché doveva venire più cremosa. Si sente tanto l'aneto e forse ce ne ho messo un po' troppo. Non lo so, però non è cattiva, è una cosa particolare. Magari è più invernale, adesso siamo aprile e insomma siamo un po' al limite del quello che fa piacere, una cosa sì, però in una giornata magari invernale, rivedendo un attimino le proporzioni. Secondo me con un paio di modifiche può essere un piatto veramente buono. Non hai detto cosa. Io Secondo me è buono. ora che anche il rossetto è ceduto, non resta che assaggiare il dolce, che è stato impegnativo perché ci ho messo un sacco di ore a fare. A vederlo è super, però sentiamo il sapore. Proviamo, sono morbidissimi. Sopra ci ho messo un po' di zucchero, mi sono scordata di farvelo vedere. Hanno cotto effettivamente in 10 minuti, cioè l'abbiamo tenuti 10 minuti e sembrano cotti. Devono essere una mattonata perché sono tutto burro, cioè qui c'è veramente un casino di burro. La parte del pane è buona. C'è il limone. Cardamomo. Com'è? Particolare. Non ti piace. No, mi piace. In genere uno quando dice particolare non è un buon segno. Il pane è morbidissimo. Sì. No, è buono. Cardamomo è una cosa che... Effettivamente ha un sapore che vagamente ricorda il limone. Dentro il riempimento si è andato a mischiare con l'impasto, non è una palla. Si è sciolto. Questo è buono. Questo è buono. È un po' particolare come dolce, probabilmente non per il dolce da cena, è più un dolce tipo da colazione. Infatti c'era scritto di mangiarlo col tè o col caffè tipo a merenda. Però cioè, soprattutto sono stupita che mi sia uscito un impasto così, cioè, mamma mia, sembra fatto industrialmente da quanto è morbido e cioè, a No, me non mi questo era mai uscito un impasto così. Però questo per la dieta è la fine, eh. La cena finlandese secondo me è approvata. Mi è piaciuta meno di quella thailandese. Quella thailandese ha vinto. Quella finlandese e quella peruviana se la battono. E niente, con ancora questo in mano direi che con questo è tutto, anche perché sono distrutta. Tipo dalle 4 e cucino e sono le. manco un quarto di 9. Niente, se avete domande lasciate un commento, se vi va iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ma io ieri vi ho salutato senza assaggiare insieme i biscotti al pan di zenzero. Mi sono completamente scordata ieri sera e anche oggi che avevo preparato l'impasto. Proviamo a farli, ho pochissimo tempo, la settimana è iniziata, sarà una settimana di fuoco, ma non posso buttare l'impasto, lo devo non sprecare, quindi proviamo a farlo insieme. Ok, qua c'è l'impasto che avevamo preparato ieri. Ho
messo la sfoglia, l'ho provata a stendere, è dura come un sassetto, non so se è troppo fredda dal frigorifero, secondo me è anche un po' alta così, però adesso proverei a tagliare le formine. Io non ho formine, quindi non verrà fuori una cosa molto fancy, ragazzi, perché io non ho nemmeno una formina in casa, per cui userò un bicchiere, insomma, la farò tonda. La situazione è questa, ho fatto un po' di cose tonde, alcune quelle più larghe le ho riallargate perché erano troppo spesse, queste più piccole sono frutto della seconda stesa della pasta, sono un po' più basse ma un po' più alte di quello stesso 2 volte, sono i biscotti se vengono più brutti della storia, però proviamo a sentire se sono buoni. Li metto in forno a 200 gradi per non lo so quanto. Questo credo che sia pronto, non sono sicura. Sono morbidi, pensavo venissero duri, invece sono morbidissimi. Però dice finché non è dorata a superficie, a me sembra dorata. Proviamolo. Non so se quando si seccano diventano più duri, per ora sono morbidi. Buonissimo. Prova un pezzettino. Buono. 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 Approvati, sono venuti buoni. Ora abbiamo un casino di dolci.